Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Dark Academia. Ebbene sì, il Dark Academia è un genere che va molto di moda su Bookstagram, BookTok, BookCose, vabbè, ed è un genere che molti leggono più o meno in questo periodo autunnale, perché si parla di scuole, si parla di università, ci sta anche questo filone nel fantasy, quindi comunque sono società segrete, magia e tutto comunque in relazione all'università. O agli studi in generale, perché in realtà ci sono anche quelli ambientati al liceo. Non so dove sto andando a parlare con questo discorso, sta di fatto che alcuni dei libri che volevo leggere in questo periodo sono accomunati dal fatto che sono tutti appartenenti al filone dell'Arca Accademia. Quindi ho pensato, perché non leggerli tutti nel mese di ottobre, appunto perché si ricomincia la scuola, in realtà a settembre, volevo farlo a settembre, ma non ho avuto tempo, quindi ci faremo andare bene ottobre, e parlarne in un video e dire cosa ne penso. Ne ho scelti quattro, uno dei quali è il libro che attendevo di più di quest'anno, l'uscita che aspettavo più di più quest'anno, ed è Babel di R.F. Kuang. Quindi partirei subito con una mini lista dei libri di cui vorrei parlare in questo video, partendo quindi proprio da Babel, che sto leggendo in ebook, perché io i libri di R.F. Kuang li ho in questa edizione flessibile e questo libro, essendo appena uscito, non è ancora disponibile così, quindi al momento lo sto sentendo su Storytel, in inglese, e lo sto leggendo contemporaneamente in ebook, così mentre ascolto posso segnarmi delle cose, perché io non sono una che si annota i libri, ma con questo libro, che in realtà ho già iniziato, sono al 25%, è già successo 4-5 volte di volermi segnare qualcosa. Questo libro parla della scuola di traduzione di Oxford, Babel. Il protagonista è Robin, un ragazzo cinese che perde tutta la sua famiglia da bambino e viene portato dal misterioso professor Lovell in Inghilterra per prepararsi appunto a studiare a Babel. Io vi posso dire intanto che al primo capitolo sapevo già che questo sarebbe stato il libro più bello dell'anno. Ne parlerò meglio nella sezione dedicata a questo libro. E insomma, diciamo che R.F. Kuang sarà la regina indiscussa di questa seconda metà dell'anno, ma non è il punto del segmento di questo video parlare di quanto sia bello questo libro. Un altro libro che avevo inserito nella mia TBR immediata era The Atlas Six di Olivie Blake. Questo libro si pone come presupposto il fatto che la biblioteca di Alessandria non è mai stata distrutta, e quindi ci sono sei maghi che devono custodire il sapere. E ogni cinque maghi, scusatevi, perché è importante questa piccola differenza, perché ogni tot anni viene fatta una selezione tra sei promettenti aspiranti protettori del potere. Ma solo 5 diventeranno effettivamente protettori del potere. Quante volte l'ho detto? Potremmo mettere un counter. Questo è un libro molto spartiacque, o piace tantissimo o fa schifo, e io spero di essere nella parte a cui piace molto, perché devo dire è un po' che cerco di iniziarlo, spero sia un bel viaggio. Quindi il secondo libro che leggerò per questo video è sicuramente The Atlas Six. Continuando con forse quello che è nella mia libreria da più tempo in assoluto, La nona casa di Leigh Bardugo. Questo è quasi 2 anni che devo leggerlo, è l'unico libro di Leigh Bardugo che non ho ancora letto, e questo per parlare di società segrete a Yale, se non sbaglio. Prima eravamo a Oxford, quindi qua siamo negli Stati Uniti, mentre prima eravamo in Inghilterra. È il primo libro di fantasy per adulti di Leigh Bardugo. A me lei piace molto come scrittrice, quindi sono molto curiosa di vedere come se la cava al di fuori del Grishaverse, che per ora è quello che ha scritto e quello che ho letto. Quindi un altro dei libri che leggerò questo mese sarà La nona casa. Mentre invece vorrei veramente tanto provare a leggere Vita nostra di Marina e Sergei Giacenko. Spero di averlo pronunciato bene, purtroppo non parlo ancora l'ucraino. Infatti questo è l'unico che ho in italiano. Gli altri, La nona casa e The Atlas Six, sono disponibili in italiano, mentre Babel ancora no. Però R.F. Kuang stessa, quando l'ho incontrata, mi ha detto che è già stato assegnato per la traduzione. Quindi non so quando, perché non lo sapeva nemmeno lei, ma sta arrivando. Quindi Babel arriva. Su di questo non so molto. So che c'è una scuola in cui questa ragazza viene reclutata, ma non sa cosa sta studiando. So che è molto confusionario, anche questo o piace moltissimo o fa molto schifo.
E ho grandi speranze, ma anche grandi timori. Tra l'altro questo è l'unico che non ho trovato in audiolibro. Quindi posso mettere la lettura anche in altri punti della giornata. Questo mi ci dovrò mettere un po' più con attenzione. Cosa di cui in realtà sono anche abbastanza contenta, perché se è un libro confusionario, meglio starci un po' con la testa. Diciamo che ho scoperto che anche il signor Strange e Jonathan Norrell fa parte di questo filone, ma sinceramente sono 900 pagine e se dovessi mettere anche quello penso che non vivrei, quindi per ora ci accontentiamo di questi. E niente, quindi questa è la pila di Dark Academia che leggerò per questo periodo della mia vita, in questo video, e ci vediamo presto con le mie impressioni, penso, di Babel. Ho finito Babel di R.F. Kuang, Rebecca Kuang, che come potete vedere mi è piaciuto così tanto che ho deciso di prendere una copia cartacea, con la scusa che dai, alla fine non deve avere la stessa altezza degli altri, questo libro è un autoconclusivo. Ora, io devo ammettere che questo libro, arrivata alla seconda pagina, sapevo che sarebbe stato uno dei miei preferiti dell'anno, perché ha tutte le cose che piacciono a me al suo interno. Ci sono tutte delle riflessioni sulla traduzione, digressioni linguistiche, riflessioni sull'uso della lingua, sul trasportare il significato da una lingua all'altra, che veramente mi hanno mandato in brodo di giuggiole. Mi sono segnata un sacco di cose, l'ambientazione l'ho trovata pazzesca, perfetta poi per questo periodo dell'anno, anzi sono stata molto contenta di averlo letto a ottobre, perché il primo anno di università di Robin, il protagonista, inizia proprio il 3 ottobre. Io questo libro l'ho iniziato il primo, ma il 3 è il mio compleanno, quindi cita il mio compleanno nel libro e io sono tua. Diciamo che racconta tutto un ambiente universitario che io stessa ho vissuto in prima persona. C'è proprio una scena in cui Robin incontra le persone che si presentano dicendogli che lingue studiano, e lui chiede: ma qui vi presentate tutti con le vostre lingue? E effettivamente posso confermare che è quello che succede, cioè mi è successo ogni volta che ho incontrato una persona, era ovviamente l'argomento di conversazione più gettonato, perché è un ottimo, diciamo, argomento per iniziare a conoscersi in questo tipo di ambiente. Ma ci sono anche tante riflessioni sulla traduzione che fanno capire che lei veramente è una materia che mastica, una materia che conosce. Non stiamo parlando di lezioni di linguistica avanzate, perché comunque vengono inserite in un contesto commerciale, perché questo libro deve soprattutto vendere. Però secondo me ha fatto un ottimo lavoro a incorporare appunto questo aspetto in un romanzo storico fantasy, e secondo me il sistema magico basato sull'argento, che permette di trasportare il significato perfettamente con tutte le sue sfumature da una lingua all'altra, è assolutamente geniale. Io l'ho adorata questa scelta. Va detto poi che questo è solo l'aspetto universitario, perché in questo romanzo vengono affrontate anche tutte le tematiche che R.F. Kuang ha già affrontato in precedenza, in primis il razzismo e il colonialismo, che ha già affrontato nella trilogia della Guerra dei Papaveri, ma lo ripeterò spesso, penso, in questo video. Farò tante altre considerazioni nel wrap-up che uscirà tra un paio di settimane, perché diciamo che preferisco commentare gli altri aspetti di questi libri più avanti, appunto in un video dedicato alle mie letture del mese, perché in questo video preferivo parlare proprio dell'aspetto Dark Academia. Comunque, R.F. Kuang è assolutamente la mia scoperta del 2022, ho letto tutto quello che ha scritto e continuerò a leggere tutto quello che scrive, perché per me è una di quelle autrici che vale assolutamente la pena seguire da quando nascono a quando decideranno mai di smettere di scrivere. È un romanzo estremamente intelligente, anti-accademico, perché è veramente tanto anti-accademico, critica fortemente l'istituzione. Tutto questo poi si vede chiaramente con le lotte studentesche che nascono e comunque prendono piede nel corso della storia. All'inizio del romanzo la situazione è una, Robin conosce l'istituzione in cui si è andato a infilare e capisce tutto il marcio che c'è dietro, e la lotta parte dall'interno. Comunque, il libro che aspettavo di più quest'anno sicuramente non mi ha deluso, ho un buon fiuto, devo dire. In genere i libri che tendo ad aspettare tanto tempo sono quelli che mi danno più soddisfazioni, e sicuramente Babel è uno di quei libri di cui parlerò per tantissimo tempo per i prossimi anni, perché è stata veramente un'esperienza magica. Ci sono stati dei giorni in cui non sono riuscita a leggere, mi è mancato poter leggere.
la storia di per sé non è densissimo a livello di trama, per carità, non è a livelli della guerra dei papaveri, anche a livello di violenza ce n'è, ma sicuramente un po' meno e un po' meno esplicita. Mi sono aiutata con l'audiolibro e ci sono stati proprio dei momenti in cui magari stavo mettendo a posto le cose qui in casa e mi sono fermata per mettermi le mani nei capelli, per coprirmi la bocca, perché veramente non... alcune cose non me le aspettavo minimamente, quindi veramente io non credo che sarà facile per me smettere di parlare di questo libro, questa è solo la punta dell'iceberg. Ci rivediamo nel wrap up, mi dispiace perché sarà veramente lungo. Parliamo di The Atlas X di Olivie Blake, primo di una trilogia, il cui secondo, The Atlas Paradox, è uscito giusto un paio di giorni fa ed è già nella mia libreria, spoiler, e il terzo, The Atlas Complex, anche il titolo del terzo è appena stato annunciato, verrà pubblicato nei prossimi anni, sperando un anno solo. Intanto vorrei chiedere umilmente perdono per aver detto 555 volte il protettore del potere, quando in realtà è del sapere, perché appunto i protagonisti vengono scelti per proteggere, insomma custodire la biblioteca di Alessandria, che esiste ancora in questo mondo parallelo. È un urban fantasy, io ogni volta l'ho letto in mille recensioni e quando ho letto la prima scena a New York sono cascata letteralmente dal pero, ma questo è un mio problema perché sono cretina io. Però devo dire che anche su questo libro il mio giudizio è molto positivo. Si parla sempre di persone molto privilegiate che hanno avuto l'occasione di studiare. Diciamo che l'approccio, o comunque il trope della scuola magica, in questo libro è molto particolare, nel senso che non è quello classico che ho visto finora, che è stato visto in tantissimi libri d'Arca Accademia finora, in cui appunto ci sono le lezioni frontali e non, comunque con la scuola, i professori, gli esami. Qui loro sono autonomi, nel senso loro indagano sulla loro magia, perché ognuno ha un tipo diverso di abilità e ognuno di loro deve imparare a conoscere la propria magia e a usarla in combinazione, quindi cooperando con gli altri, dovendo quindi formare una squadra e scegliere chi non ne farà parte. E devo dire che l'ho trovato un twist abbastanza interessante. Scegliere di fare un video del genere comunque può portare al rischio di ripetitività, e invece questo libro alla fine ha portato un tocco di novità. E comunque non è un approccio appunto scolastico, se ne parla della magia in modo un po' più, diciamo, filosofico, scientifico. Quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa da questa novità che ho trovato qui dentro, che non l'avevo sentita menzionare, e però per me funziona. L'unica cosa è che non è un libro particolarmente denso a livello di trama, anzi la premessa, il fatto che loro devono appunto affrontare questa preparazione, è tutto quello che succede, cioè il libro indaga sulle interazioni tra di loro, su cosa possono fare con i loro poteri. Non è che c'è più di quello, anzi diciamo che succede anche alcune volte che la stessa scena venga raccontata da più punti di vista, non nel senso che venga ripresa nel punto in cui si è interrotta da un personaggio per il punto di vista di un personaggio da un altro, ma semplicemente che ne so, la racconta X e Y la riracconta subito dopo. Quindi questa cosa è un po' strana, non mi era mai capitata di trovarla nei libri multi punto di vista, non so se italiano questa frase. Io sono comunque contenta di aver recuperato questo libro, è una lettura che ho fatto assolutamente con piacere e quindi sono contenta di andare avanti, penso che The Atlas Paradox sarà una delle mie prossime letture. Ho finito La nona casa di Leigh Bardugo, ultimo libro di questa autrice che dovevo ancora leggere, quindi sono ufficialmente in pari con tutto quello che ha scritto, ma non è il punto di questo video. Il punto di questo video è di parlare del, diciamo, lato Dark Academia di questo libro, che è un po' poco presente, nel senso è poco Accademia, molto dark e abbastanza thriller, perché quello che io non sapevo, probabilmente è un mio errore, non mi sono informata a sufficienza, è che questo libro ha una forte trama thriller, perché la protagonista si trova a indagare su un omicidio che è legato a elementi paranormali che sono a loro volta legati alle società segrete di Yale, di cui lei fa parte, diciamo. La parte di studio è molto poco presente, diciamo, nel Dark Academy in questo libro secondo me è più evidente la critica
all'elitismo, al privilegio che deriva, direi quasi motivatamente, dallo studiare in un'istituzione così prestigiosa. E, è un libro in cui vengono trattate anche molte tematiche importanti, come per esempio l'abuso di sostanze, la violenza sessuale, il victim blaming. Ce ne sono veramente veramente tante e diciamo fa anche vedere in modo abbastanza chiaro e criticandolo ovviamente il fatto che molto spesso i ragazzi benestanti di buona famiglia se la cavano con una sgridata e niente, mentre invece appunto la vittima viene colpevolizzata per quello che invece le è semplicemente successo. Per quanto riguarda l'aspetto prettamente fantasy, si parla di fantasmi come creatura magica che purtroppo non sono proprio i miei preferiti, nel senso tendono ad annoiarmi un pochino, ecco, preferisco altro, i fantasmi me la fanno un po' scendere. Però devo dire che secondo me ha messo delle buone basi anche per quello che dovrebbe andare a esplorare almeno nel prossimo volume, se non nei prossimi. Lei ha dichiarato che vorrebbe scrivere tantissime cose in questo universo e io devo dire sono pronta a seguirla, ormai lì Bardugo ti seguo a spada tratta fino alla fine del mondo. Tutta la parte che si concentra sugli studiosi è quasi una cornice, cioè quasi come se Yale fosse semplicemente il contorno di questa storia, nel senso è importante perché è chiaro che è importante, però Alex penso che dica di dover studiare tipo 3 volte in 500, Alex la protagonista, in quasi 500 pagine di libro penso lo dica 2 volte. E non che mi abbia, non mi è dispiaciuta questa cosa, è sicuramente diverso da quello che mi aspettavo, in senso buono si può dire. Mi è piaciuta anche la doppia linea temporale, che capisco che all'inizio può creare confusione, però secondo me per questo tipo di storia, appunto in cui bisogna ricostruire un crimine, è particolarmente efficace. Diciamo complessivamente il romanzo mi è piaciuto, abbastanza comunque appunto da andare avanti, penso che a gennaio mi tufferò su Hellbent, che è appunto il seguito. Prima di chiudere questa sezione dedicata alla nona casa, che come vedete io ho letto in inglese e mai disponibile in italiano, vi invito diciamo a controllare i trigger warning, perché ce ne sono diversi, non è sicuramente un libro leggero, anzi si parla di certe cose in maniera piuttosto cruda, quindi se avete bisogno date un'occhiata appunto ai trigger warning. Ed eccoci qui per parlare dell'ultimo libro, Vita nostra, di Marina e Sergei Giacenko, che ho scoperto è morto quest'anno. Sergei Giacenko, non lo sapevo, vabbè, piccola informazione che ho scoperto mentre facevo un po' di ricerca su questo libro. Allora, devo ammettere che questo libro volevo leggere in italiano, ma data la mole di cose che devo fare proprio in questi giorni, mi sono aiutata con l'audiolibro che è disponibile su Storytel, ma purtroppo solo in inglese, che è una cosa che non amo fare, leggere un libro metà in italiano, metà in inglese, o comunque in due lingue diverse. Però in questo caso necessità fa virtù, mi ero anche detta vabbè dai, in inglese nel 2023 uscirà il seguito, così se mi piace posso andare avanti, posto che in italiano non ci sono notizie sul seguito, sulla traduzione insomma. Però l'ho sicuramente trovato un libro estremamente confusionario e non confusionario nel senso di Guido alla nona, che piano piano i tasselli vanno a posto e si capisce cosa vuole raccontare l'autore, qui io sono arrivata confusa all'ultima pagina, dopo un inizio molto promettente, perché un po' di mistero giustamente ci sta, deve catturare il lettore, deve invogliarlo ad andare avanti. Ecco, sono arrivata alla fine e ho detto sì, ok, va bene, cioè non ho capito questa risoluzione. Lei si trova costretta ad andare in questa scuola dove studia materie che non si capisce perché le studiano, cioè ci sono veramente alcune materie che io, arrivata alla fine del libro, ho detto ok, ma quello a cosa ti serviva? Non si capisce cosa stanno studiando, per quale motivo lo stanno studiando. Più volte espressamente i protagonisti chiedono ma perché stiamo facendo queste cose e i professori rispondono ve lo diciamo più avanti, è troppo presto. Quindi non lo so, diciamo che dirmelo a 80 pagine alla fine è troppo presto, lo dici a qualcun altro, ecco, non a me. Poi ripeto, è un libro che ha lati positivi, perché sennò non penso che sarei arrivata alla fine. Forse ho sofferto un po' diciamo la differenza culturale, il fatto che sono autori che scrivono in un'altra lingua, che sono abituati ai fantasy di un altro tipo di filone, che è quello insomma anglosassone. La cosa più avventurosa che ho fatto è stato leggere L'attraversa specchi, ecco, quindi comunque sono sicura che questo ha avuto un ruolo nel fatto che non è stato uno dei miei libri preferiti di questo video, ma in generale della mia vita. Però ecco, l'ho trovato veramente veramente troppo strano, cioè mentre appunto, che ne so,
Guido la nona c'era confusione, ma a un certo punto c'era un senso a questa confusione. Qui c'era solo confusione e c'è stata fino all'ultima frase in cui tipo, ma che? È un peccato perché sicuramente mi aspettavo mi piacesse molto di più e invece sono rimasta piuttosto tiepida. Diciamo anche la protagonista l'ho trovata un po' debole, cioè in un tipo di istituzione del genere lei è un po' boh, fa quello che non deve fare. Cioè, nel senso, gli dicono di non fare una cosa e lei la fa, gli dicono di fare una cosa e la fa senza farsi domande. Un po' strano, sto lì. Oh, vabbè. Ah, una cosa strana che è successa in questo video è che sia la protagonista della nona casa si chiama Galaxy, ma la chiamano tutti Alex, e lei si chiama Sasha, la protagonista, che è il diminutivo di Alexandra. Quindi, non lo so, volevo menzionarlo perché insomma quante probabilità c'erano che di tutti i libri d'arte accademia del mondo io andassi a beccarne due che hanno la protagonista che si chiama praticamente come me, cioè non mi chiamo Galassia, però nel senso Alex è uno dei diminutivi che mi danno nei paesi anglofoni, quindi boh, comunque mi ha fatto un po' strano tutto qua. Con queste due parole su Vita Nostra si conclude questo video. Io mi sono abbastanza divertita a leggere tutti questi libri, comunque sono molto adatti per il periodo di Halloween, hanno atmosfere cupe. Sono comunque tutte accomunate dalla presenza di un'istituzione esclusiva, dall'elitismo, il fatto che comunque siano tutte persone praticamente orribili quelle che sono i protagonisti di queste storie. Però io mi sono molto divertita a leggere le loro avventure, a parte Vita Nostra. Ho lasciato i link di tutti i libri di cui ho parlato nell'info box, e però per oggi possiamo appunto chiuderla qui. Se questo video vi è piaciuto ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo venerdì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!